esposizione dei fatti e formulazione della domanda. Risponderà l'assessore competente a Rano ai sensi del vigente regolamento. Prego, consigliere Rivolto. Buonasera, grazie Presidente. Allora, per quanto le interrogazioni anche io volevo rivolgere all'assessore Pubblici, quindi aspetterò risposta scritta da parere. Allora, intanto sono sulla scuola. Allora, la prima. Il 32 dicembre 2021 è stato pubblicato dal Ministero dell'Istruzione un avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 2, Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica. Con la predetta misura vi era la possibilità di procedere alla sostituzione di parte del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l'obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili per favorire la riduzione di consumi e riduzione inquinanti. Sto leggendo proprio il testo l'aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo degli alberghi, la progettazione degli ambienti scolastici, parte lo svolgimento di tutti i soggetti coinvolti, con l'obiettivo di incidere positivamente sull'insegnamento e sull'apprendimento degli studenti e poi lo sviluppo sostenibile del territorio e dei servizi volti a valorizzare la comunità. La dotazione finanziaria complessiva dell'investimento era pari a 800 milioni finanziata dall'Unione Europea. Di queste, il 40% era destinato a candidature proposte da parte di enti locali appartenenti alle regioni del Mezzogiorno. Ebbene, qualche giorno fa il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la graduatoria dei comuni ammessi al finanziamento e tra questi erano indicati anche comuni di 16 comuni che hanno partecipato allo scientifico. E purtroppo ho dovuto constatare che non c'era alcun Lucera, non ha presentato neppure la candidatura. Allora io vorrei sapere il motivo per cui questa occasione preziosa per rifare gli immobili scolastici che ne possono ancora costruire di questi interventi, noi non l'abbiamo colta. Quindi sindaco, non so se vuole rispondermi lei, perché comunque insomma, non è la prima volta che abbiamo diciamo ricordo ancora il finanziamento delle finanziamento che quello della prima tranche, quella non quella che è stata fatta adesso, quella di due anni fa. Va bene, non vorrei fare adesso il rinfaccio dei meritari persi, dobbiamo ricordare l'intervento sul recupero delle forze educative. Non ci diamo perché la pianga, speriamo che lo tenga tutto, va bene, aspetterò la risposta del consigliere. Siccome possiamo subito bravo a ricordarci che c'è finanziamenti. Quelli che vanno in porto, anche se non solo di questa amministrazione, mi piacerebbe un po' di stare puntuale. Punto. Passo all'altro. Allora, la scuola Manzoni, so che i lavori per le quattro aule, per mettere appunto in sicurezza le quattro aule di quell'ala della Manzoni, perché c'è un'interrogazione che la sono andata a riprendere a luglio dell'anno scorso, sono completati. Ma i ragazzi sono ancora scolari, sono ancora nei container. Che cosa impedisce alle classi di tornare? Ormai l'anno scolastico è terminato, ma voglio aspettare che per il prossimo anno scolastico il rientro ci sia per tempo, anche perché so che l'affitto, cioè un noleggio con i container scade a novembre, quindi non potrei rispondere. Perché mancano ancora, perché visto che sono ultimati i lavori, pronto, cosa impedisce, quali sono gli ostacoli che impediscono appunto il rientro, questa è la mia domanda. E poi però, a concreto questa domanda, mi mancano altre risposte che io feci nella precedente interrogazione, perché quando feci quell'interrogazione la Pagliara mi disse che dovevano verificare la staticità dei solari, perché se gli interventi fossero stati strutturali, i fondi da utilizzare potevano essere quelli del fondone Covid. Quindi io vorrei sapere, chiarire anche su questo, cioè che fondi sono stati utilizzati alla fine, di che lavoro si è trattato, di lavori strutturali o di lavori di manutenzione ordinaria.
avere al 100% o c'è